Eli, Eli, lema sabachthani. Padre, lei oggi, con tutta la paura che c'è nel mondo, è ottimista o pessimista? Tutti dicono che il padre Chenier è ottimista. E davvero, quando sono in dialogo con credenti o non credenti, sono sempre ottimista. Ma quando torno a casa, mi dico, ma il male è terribile. E mi rammento la parola di Mounier, che è molto conosciuto in Italia, è un ottimismo tragico. Cioè, non vuole essere ottimismo così ingenuo, così naturalista, ma integrare il dramma dell'uomo. Ma accettato questo dramma, con la sua difficoltà, infine credo che l'ottimismo viene. E questo è la virtù del cristiano che si chiama speranza. La speranza, non la speranza in un paradiso qualche lontano. Oggi la speranza è in atto, questo è il principio della gioia cristiana, della libertà cristiana. La speranza, e sapete che oggi la speranza ritrova una certa attualità, anche tra i teologi. E la speranza è la manifestazione che un bel giorno l'umanità sarà felice e avrà il complesso di perfezione del Cristo. Questo, padre, secondo lei può aiutare l'uomo anche ad aver meno paura della morte? Certo, il punto tragico di questa angoscia è il problema della morte. Sono in relazione con non credenti e questo è il problema. Problema terribile perché è la rottura della vita umana. E ho paura di questo, anche se voglio dominare. Conosco alcuni che non hanno paura della morte. Io ho paura della morte, perché è il segno del mistero del mio destino anche in Cristo. Ma deve come integrare questa paura della morte nella speranza definitiva. Ma questo è un punto dove il timore rimane senza soluzione immediata. Al termine della vita può essere la fede a giocare un ruolo fondamentale, ma allora com'è fatto l'accompagnamento spirituale di un morente?